weekend, amici sportivi, ma soprattutto appassionati di hockey. Ben trovati dal Palasport di Casamore in questo sabato 14 marzo 2015. È tempo di Serie A2. In pista il Maremma Promotion Castiglione ospita il Montecchio Precalcino per la 17ª giornata appunto del campionato. Una partita davvero importante, soprattutto per la formazione maremmana, leader di questa categoria, alla ricerca di punti pesantissimi appunto per continuare la cavalcata in testa alla classifica. Ma subito con le formazioni, iniziamo dal Castiglione con la classica casacca a righe verticali bianco-celeste. In porta con il numero 10 Andrea Dalzotto, la sua riserva è col numero 1 Alessio Fedi, poi con l'11 il capitano Michele Nerozzi, il 31 Lorenzo Naldi, il 7 Diogo Quaceci, il 5 Francesco Boracelli, il 9 Marco Tisato, il numero 3 l'allenatore e giocatore Michele Achilli, il 99 Alessandro Franchi e il 4 il rientrante Riccardo Salvadori. Da quest'altra parte, con le riprese di Ivan Comandi, il titolare Marco Todeschini, e poi con il numero 3 l'allenatore e giocatore Carlo Scarpinelli, il 5 Mattia Clavello, il 6 Alessandro Fabris, il 7 Daniele Meneghini, il 9 Nicola Retis, l'11 Matteo Peron, il numero 12 Alberto Retis, il 14 Paolo Ognata, portiere di riserva Elia Pellizzari, l'arbitro di questo match Fabio Veluti di Lodi, con le squadre che appunto stanno aspettando qualche secondo per iniziare il match. Ormai tutto pronto, dicevo appunto di una classifica davvero importante per la formazione maremmana, lassù a quota 38 punti, sta conducendo dalla prima giornata il campionato. Poi c'è stato un interregno del Monza, poi quando c'è stata la partita proprio qui al Casamora tra Castiglione e Monza, la vittoria della formazione maremmana che ha riconquistato la vetta della classifica. Due settimane fa la sconfitta in Coppa Italia con il Tiene ha un po' stoppato la lunga cavalcata della formazione biancoceleste, ma oggi appunto con il Montecchio la possibilità a poche giornate dalla fine di rimanere lassù in testa alla classifica. E allora è tutto pronto, Castiglione e Montecchio si schierano al centro della pista. Sarà il Montecchio a battere l'avvio. L'arbitro Veluti da uno sguardo ai due portieri. E allora parte la sfida tra Maremma Promotion Castiglione e Montecchio Precalcino, valida per la 17ª giornata del campionato di Serie A2. Sono proprio gli ospiti a manovrare, maglia verde e pantaloncini bianchi, a divisa appunto sociale, con il numero 6 Alessandro Fabris, poi lo scarico verso Daniele Meneghini, ora in possesso palla rubata da Franchi, era Mattia Clavello. Franchi è già in area di rigore per la formazione maremmana, ma si riparte allora da centropista con Francesco Borracelli insieme a Achilli e Nerozzi e ovviamente Dalzotto tra i pali, il quintetto titolare nel Montecchio, come detto il potere titolare Marco Todeschini, il quinto uomo di movimento Nicola Retis. Avanza proprio Franchi in gran spolvero nelle ultime settimane senza l'annullamento dei gol di Monza, addirittura che risale la prima giornata avrebbe 25 reti in campionato. Dunque Franchi davvero il bomber della squadra maremmana. Sempre però Castiglione a manovrare, avanza Borracelli, andiamo a cercare Achilli. Sono scaduti i 45 secondi, dunque possesso di palla che passa al Montecchio. La regola è molto chiara, entro 45 secondi la squadra deve arrivare al tiro, deve prendere anche la porta. In sostanza per conquistare la pallina ci vuole una respinta del portiere, cosa che non è accaduta. E dunque il Montecchio ha recuperato la sfera. Avanza allora Meneghini, passaggio a cercare Nicola Retis. Ci sono le urla, i richiami di Carlos Carpinelli, lui un veteranissimo nei nostri campionati italo-argentino, ma insomma tantissimi anni in Italia. Da quest'anno insieme a Giorgio Carraro in sostanza sta dirigendo la squadra
ma poi alla fine lui, l'allenatore, che decide appunto per la squadra. Tanto il primo tiro del match, la respinta di Dalzotto, va a recupero Franchi, fra Montecchio e Castiglione c'è alcune partite nelle ultime stagioni, ma soprattutto la gara d'andata fu il primo mezzo passo falso della formazione maremmana, arrivò un pareggio per 4-4. Intanto Achilli perde la pallina, allora Retis da parte opposta in aria, il tiro, para tutto Dalzotto sulla prima indecisione difensiva del Castiglione. Retis poteva arrivare al tiro pericolosissimo davanti a Dalzotto, che è uscito, però è riuscito anche a parare. Poi Borracelli, da grande difensore, recupera la sfera, lui castiglionese doc, ormai da tutta la vita, tutta la carriera passata in maglia biancoceleste, si sta togliendo delle belle soddisfazioni. Oltretutto ha iniziato la stagione un po' in ritardo rispetto agli altri, doveva scontare una squalifica, poi è rientrato nel gruppo e a quel punto non c'è stato nulla da fare. Intanto Franchi chiuso si lamenta un po', per le trattenute, e tira, gol, gol! Il vantaggio maremmano, 3 minuti e 4 secondi, e Alessandro Franchi la mette nel sacco. Era disturbato dall'intervento del difensore, sarà anche lamentato perché insomma reclamava per il fallo, poi alla fine l'arbitro ha lasciato proseguire. Allora Franchi non ci ha pensato su, l'ha infilata al set, ha battuto Marco Todeschini, e quindi vantaggio Maremma Promotion. Si apre subito la partita, però dicevo, della gara di andata il Montecchio riuscì a pareggiare, era sotto 4-1, sembrava il Castiglione potesse far su anche quel match, invece una rimonta nel finale, qualche decisione dubbia contestata dal Castiglione, però il Montecchio riuscì a stoppare il Castiglione infliggendo il primo mezzo stop, un pari per 4-4, e dunque formazione da temere quella veneta, anche se il campionato fino a questo momento sta dicendo appunto che si gioca per due obiettivi completamente diversi. Il Castiglione, ricorda ancora una volta, il primo in classifica, 38 punti, che si sta giocando la promozione diretta con il Monza, l'HRC Monza, che insegue a quota 36. Entrambe le squadre hanno pari partite, hanno già effettuato lo stop, il turno di sosta in campionato, mentre appunto il Montecchio è lì a metà classifica, lontano, 9 punti tra l'altro dalla zona playoff e anche 9 punti dalla zona retrocessione. Ma tanto pericolo in area maremmana, c'è stato il fischio del direttore di gara Veluti di Lodi, che ha interrotto l'azione, ma probabilmente c'era stata la deviazione sulla conclusione, e dunque ci sarà da battere la punizione del vertice alto dell'area di rigore. Fabris è pronto a scoccare il tiro della barriera 2 del Maremma Promotion, che è in vantaggio praticamente da un minuto, poco più. È stato il pareggio, il pareggio! 4 minuti e 28. Ha segnato, beh, è stato il numero 6. Forse, anzi, ha segnato il numero 9, Nicola Retis. Me lo sono un po' perso, ma Retis comunque ha pareggiato. E dunque Montecchio che ristabilisce la parità. Era scappato via il Castiglione, ma Montecchio davvero squadra pericolosissima. Tra l'altro lo schema sul tiro da fermo non se ne vede spesso in conclusione del genere, ma il pari Vicentino. Castiglione però che attacca con Achilli, gran botta, la respinta di Todeschini, può ripartire allora il Montecchio diagonale, para tutto Dalzotto sulla conclusione di Fabris. Dalla parte opposta ci prova Franchi, la partita è iniziata a 1000 all'ora, poco più di 5 minuti, siamo già 1-1, e ancora un tiro pericolosissimo del Montecchio, poi si lotta dietro la porta, alla fine Borracelli recupera sull'iniziativa di Meneghini, riparte proprio Borracelli, lo scarico verso Franchi, ora Achilli, ancora Franchi, ma il Montecchio davvero
non si perde d'animo, lotta su ogni pallina. Questo avvio di match, ancora Chini da destra tenta di sfondare il tiro, ma lì Todeschini fa buona guardia, mentre arriva anche il primo fallo di squadra della partita dopo quasi 6 minuti. Lo ha commesso il Castiglione, da questo punto davvero partita correttissima. Lo scarico di Clavello, poi indietro a cercare Fabris, sempre Montecchio a far girare bene la pallina. Meneghini davanti a sé, Borracelli riesce a trovare sulla sua ala un compagno, poi ancora le finte al limite, la conclusione, ma lì dal Zotto fa buona guardia, era stato Clavello a provare la conclusione. Può ripartire allora il Castiglione, è durato pochissimo il vantaggio maremmano, praticamente 1 minuto e mezzo dal gol di Franchi, il pari bianco-verde. Poi Nerozzi non riesce a superare l'avversario, allora può ripartire il Montecchio. Clavello, il tiro dal Zotto, respinge, ma pericolosissima la squadra di Carpinelli. Poi Franchi lotta ma non riesce a recuperare, pallina però schizza in difesa per il Montecchio, che tenta di far ripartire l'azione, ci riesce con Meneghini, gli fa strada addirittura Retis, arrivato nella difesa a grandi falcate, poi però finisce a terra Meneghini, l'arbitro lascia proseguire. Ci sono le proteste di Carpinelli in panchina, poi Franchi, il passaggio per Nerozzi, prova anche il tiro, ma alla fine lì Todeschini è bravo, non sarà accorto dell'assist del compagno. Poi si lotta in difesa, ma alla fine alla meglio sempre il giocatore Montecchio, è Fabris, andate a cercare Nicola Retis, mette in mezzo, rimane però in possesso palla la formazione biancoverde. Adesso il Castiglione si è riposizionato in difesa, allora Clavello da destra chiuso per un attimo, sempre però Montecchio, Marima promosce lì a chiudere tutti i passaggi, davvero un pressing abbastanza alto la formazione biancoceleste, deve arrivare al tiro adesso il Montecchio, ci prova dalla lunga distanza, alla fine pallina recuperata da Nerozzi, Nerozzi tenta una solo, poi arriva Franchi, perso il possesso palla, allora sta facendo la porta opposta, Retis in aria, la palla intercettata, recuperata da Borracelli, davvero un ritmo incessante in questo avvio, va Borracelli in tiro diagonale, la parata, poi Nerozzi respinge tutto, la difesa del Montecchio, allora dalla parte opposta in aria, le finte, gol! Il vantaggio veneto che ha sembrato di Retis con il numero 9 che si è ritrovato la pallina in aria e ha battuto nuovamente dal Zotto Nicola Retis. Dunque 7 minuti e 8 minuti e 49 secondi. Retis ribalta il risultato. Adesso il Castiglione è sotto di un gol. 2-1 il vantaggio ospite. Aveva iniziato bene la formazione maremmana, ma si è un po' persa. Tanto entrava in pista proprio Carpinelli, Carlos Carpinelli. Nulla da dire, fa una squadra questa che lotta, ha sempre giocato delle partite intense. Per Nicola Retis sono 14 gol in campionato, mentre Franchi, come detto, senza quella annullata sarebbe arrivata a quota 26. Proprio Franchi recupera Achilli, è comunque una vita da giocare, mancano 15 minuti e mezzo alla chiusura del primo tempo, il primo tempo che è iniziato in maniera scoppiettante a suon di gol. Franchi indietro a cercare Borracelli, avanza per linee centrali, va anche al tiro, ma addirittura Nerozzi, però viene fischiato un fallo, probabilmente una spinta su Borracelli, dunque punizione in favore del Castiglione, un passo fuori dall'area di rigore. Franchi e Achilli concertare la battuta, si allontana proprio Borracelli, in area rimane Nerozzi, la barriera a tre addirittura quella organizzata dal Montecchio. Achilli va al tiro, la palla passa e c'è il gol del pareggio,
di Michele Achilli, 9 minuti e 47. L'allenatore giocatore del Castiglione riporta in parità il match. Gran botta sul primo palo per Michele Achilli. E palla nel sacco. Dunque 2-2, tutto da rifare, ma partita piacevolissima anche per Michele Achilli. Un gol importante questo, gol in campionato numero 14 per il veterano Maremmano. Intanto avanza Nerozzi, limite, viene buttato giù, mi è sembrato da Carpinelli. L'arbitro Veluti di Lodi ha fischiato la semplice punizione, però l'intervento è sembrato molto duro da dietro. Dopo 10 minuti e pochi secondi, un fallo su Nerozzi, che forse meritava anche qualcosa in più, perché insomma l'intervento da dietro, Nerozzi era lanciato verso l'altro, l'altro è costretto a uscire per un colpo alla mano. Entra in pista addirittura Quaceci. E allora nuova punizione da limite dell'area, sempre Franchi e Achilli. Poco fa hanno segnato il giocatore castiglionese. Achilli, il passaggio per Franchi, la pallina di un soffio al lato. Questa volta hanno tentato di sorprendere la difesa veneta. Rimane dunque sul 2-2. Poi il tiro da parte di Nicola Retis intercettato, può ripartire Franchi che serve subito Quaceci. Anche Diogo Quaceci, di origini brasiliane, insomma anche lui nato e cresciuto a Follonica, ma con la passione per l'hockey. È arrivato un fallo, questa volta commesso proprio da Quaceci, che ha trattenuto Carpinelli. Può ripartire il Montecchio, avanza per linea centrale, poi la gran botta da lunga distanza di Fabris, deviata, poi nell'angolo viene fermato Clavello, può recuperare Achilli, va per la conclusione la reazione del giocatore del Castiglione. La ribattuta è preda di Quaceci, andiamo a cercare Borrascelli. Le finte, anche il Montecchio va in pressing molto alto, difesa zona davvero strettissima, scusate, difesa uomo davvero strettissima. Poi il fallo di Retis, che è andato a colpire Franchi, mentre entra Lorenzo Naldi al posto di Achilli. Cominciano le rotazioni in casa Maremmano. Adesso la punizione con Franchi e Borrascelli, barriera a due, organizzata da Montecchio, va Borrascelli, la palla non filtra, può ripartire allora Montecchio. Fabris però vuole pensarci su, si affida a Carpinelli, cercare Clavello. Montecchio è venuto certo a fare una passeggiata al Casamora, recupera però Naldi, contropiede, mette in mezzo per Franchi, si distende Todeschini e para. Poi dalla parte opposta il passaggio è impreciso, allora Quaceci può andare al recupero, ha provato subito il contropiede in Maremma Promotion. Borrascelli, Naldi, Alessandro Franchi, bomber del Castiglione, appunto Franchi e Achilli. La formazione maremmana reduce dalla vittoria importantissima di sabato scorso ottenuta a Tiene, un match davvero contro la terza forza del campionato. Tiene aveva battuto proprio la formazione maremmana in Coppa Italia la settimana prima, sono andati a riprendersi quei tre punti che valgono proprio il campionato sulla pista del Palaceccato. E quindi il Tiene sembra adesso fuori dai giochi, soprattutto per la promozione diretta, con la cerchia ristretta appunto al Castiglione, al Monza, in questo campionato di Serie A2. Carpinelli intanto si impegna, rimane in possesso palla, esce da dietro porta, poi però la pallina gli sfugge, alla fine è andata a commettere anche fallo. Castiglione ha già battuto, è già dalla parte opposta, ma l'arbitro Veluti ha fermato il gioco perché forse aveva battuto dalla posizione errata. Allora c'è il time out chiesto dalla formazione maremmana. In questi primi 12 minuti e mezzo abbiamo superato metà appunto del primo tempo, 2-2 il punteggio, vantaggio
di Franchi, poi il pareggio di Retis, poi lo stesso Retis portava in vantaggio il Montecchio e poi ancora Achilli per il definitivo 2-2 di questa prima frazione. Davvero gioco spumeggiante, tanti reti, tante occasioni. Questa invece è la panchina bianco-verde con Carpinelli che dà indicazioni, l'allenatore giocatore del Montecchio. E a questo momento davvero un bel match. Questo inquadrato invece l'arbitro Veluti di Lodi, all'esordio con la formazione maremmana in questo campionato. Si parte allora dalla punizione in favore della formazione biancoceleste, Naldi e Franchi sulla pallina. Prende il gioco proprio Franchi, manovra. Cercare Naldi, poi verso Borrascelli, ancora Franchi, ancora qua Ceci, ma è chiuso. La difesa del Montecchio va al recupero. Può ripartire allora la formazione veneta, però il fallo commesso in attacco da Matteo Peron, 23 anni, entrato in pista, commesso blocco, se ne è accorto il direttore di gara. Può ripartire allora Borrascelli, alla destra, in area è rimasto qua Ceci. Non c'è spazio, allora indietro a cercare Franchi che tenta la velocità, prova la finta su Carpinelli, poi rimane in possesso, indietro ancora a cercare Borrascelli, Naldi, ma davvero organizzata la formazione veneta in questo frangente. Intanto Franchi se ne va, e finta ancora al limite dell'area, chiuso, poi il tiro, la palla che esce larga. Però il Montecchio dalla parte opposta si lotta con Fabris che recupera, indietro a cercare Carpinelli subito al volo per Peron. Il fallo di Quaceci, fallo di squadra numero 3, la botta sulla stecca, mentre il Montecchio è arrivato a quota 5, quindi salito il conto dei falli di squadra per i vicentini. Mentre entra in campo anche Alberto Retis, il numero 12, il capitano del Montecchio. Prova Nicola Retis a sorprendere dal Zotto, ma portiere esperto del Castiglione è andato a chiudere. Allora Borrascelli da destra, entra in area, il tiro con Eschini piazzatissimo sul primo palo. Montecchio già dalla parte opposta, lotta però Naldi che recupera, va a servire Franchi, può ripartire in Marima Promotion, va Franchi da destra, chiuso anche in seconda battuta, poi finisce giù Alessandro Franchi. Alla fine ha toccato con il pattino e quindi possesso per il Montecchio che si affida a Alessandro Fabris. Avanza, prova anche la conclusione, ribattuta, la carambola lo premia, allora indietro sempre però Montecchio a manovrare con Meneghini. Naldi lo contrasta un po', Meneghini rimane in possesso palla, poi ancora Fabris a organizzare il gioco, limite dell'area, prova l'assist, la palla un po' lunga, ma bella l'idea di Fabris per Meneghini che è andato a chiudersi nell'angolo. Non c'è fischio, recupera allora Peron in area, lo prende addirittura dal Zotto che gli stoppa la pallina. Poi manovra ancora il Castiglione, Naldi, Franchi, limite dell'area, prova il tiro, gran botta ma un po' larga, ma sempre Maremma Promotion in possesso palla. Borrascelli, Franchi da destra, chiuso, ancora Franchi tenta di liberarsi ma costretto a girare al largo, poi in area contrastato da Alberto Retis. Vuole pensarci un po', arriva poi a rimorchio, qua Ceci, il tiro, la respinta di Todeschini, ma ancora Franchi, la spinta netta di Alberto Retis, arriva anche il richiamo dell'arbitro Veluti che va a redarguire Matteo Peron che poco fa aveva ostacolato il giocatore del Castiglione in una ripartenza.
Viene anche redarguito Francesco Borracelli. C'è da battere dunque la punizione, ancora al limite dell'area per la formazione maremmana. Naldi e Franchi, mentre qua Ceci fa praticamente la punta gironzolando intorno alla porta. Naldi e Franchi a organizzare la punizione, barriera a due. L'arbitro Veluti sta chiedendo calma ai giocatori. Franchi, il passaggio per Borracelli che però non ha un buon impatto. 9 minuti alla fine del primo tempo, 2-2 il punteggio al Casamora. Questa 17ª giornata del campionato di Serie A2. Alla fine è scaduto il tempo e quindi Montecchio che torna in possesso palla. Avanza la formazione veneta con Fabris, davvero ispirato, però sbaglia adesso l'appoggio. Recupera qua Ceci. Il passaggio a cercare Naldi sull'ala per Franchi, andato a cercare Borracelli. Borracelli chiuso per un attimo da Meneghini, poi ancora Naldi, sempre Naldi, prova anche il tiro, c'è la potenza ma non la precisione, la palla termina larga e arriva un time out chiamato dal Montecchio. Eccolo qui la panchina con Carpinelli con il numero 3 che sta dando indicazione ai propri giocatori, lui appunto tanta esperienza, ormai veteranissimo, ricordo 44 anni, insomma una vita sulle piste di tutta Italia. Questa invece la panchina maremmana, rientra in pista Achilli al posto di Borracelli quando mancano 8 minuti e 23 secondi alla chiusura del primo tempo. Un primo tempo che nei primi 10 minuti ha regalato davvero tantissimo spettacolo, gol in pratica ogni paio di minuti, poi però le squadre si sono un po' sistemate meglio in pista e quindi le difese hanno avuto anche la meglio. Terminato il minuto di sospensione, può riprendere il match. Pallina in zona d'attacco la formazione maremmana, però la rimessa era per il Montecchio che aveva appunto recuperato dopo 45 secondi scaduti del Castiglione. Può avanzare allora Peron, anzi Retis, adesso Peron, lo scarico ancora per Alberto Retis, sbaglia però l'appoggio Meneghini, può ripartire Achilli, tenta di mettere in mezzo, alla fine è un tiro con la parata di Todeschini, l'idea però era quella di raggiungere Naldi. Meneghini tenta di andarsene, lo prende Naldi, poi recupera anche la sfera, ottimo l'intervento di Lorenzo Naldi, palla per Franchi, andiamo a cercare Achilli, ancora Franchi, ma siamo sempre a centropista per linee orizzontali. Adesso il Montecchio è lì che difende il pallone più basso, va al tiro Achilli, la palla respinta ma viene recuperata poi qua Ceci, limite dell'area, costretto anche lui a ripiegare verso Naldi, ancora Franchi da sinistra, tenta di mettere in mezzo, c'è la respinta, può andare in contropiede allora il Montecchio, il tiro a fil di palo di Fabris, pericolo in area maremmana, ancora Fabris, gol, palla che si insacca, 18 minuti e 2 secondi, ritorno in vantaggio il Montecchio con Fabris che sorprende nettamente dal Zotto, un altro bel gol, ma quello che più conta è il vantaggio veneto. Castiglione davvero in difficoltà in questa partita, una squadra che soffre dunque, non c'è nulla da fare come all'andata.
però ancora c'è una vita da giocare. Naldi, però gol importante perché insomma Montecchi non ha mollato mai di un centimetro. Fabris ha trovato il pertugio per battere Dalzot, sembrava ben posizionato il portiere del Castiglione, ma pallina si è insaccata. Allora Franchi a manovrare dietro porta, ma vera arcigna difesa organizzata dal Montecchio che non lascia nessun pertugio. Coracchilli, deve arrivare al tiro il Castiglione, ci prova Chilli, la palla deviata, sono scaduti 45 secondi, possesso che passa dunque al Montecchio. Meneghini, cercare Peron, ancora Fabris, nuova conclusione stavolta da Zotto, non si lascia sorprendere. Rinaldi può ripartire, mentre rientra in pista addirittura Riccardo Salvadori, fuori dalla gara con il Salerno. Finì quel match, era il 17 di gennaio, dunque a distanza praticamente di oltre due mesi Riccardo Salvadori riassapora la pista proprio del Casamora. Infortunio alla mano, l'ha tenuta fuori a lungo, il Castiglione ricordo è ancora fuori, Gigi Brunelli, intanto pericolo in area veneta, Todeschini poi va a recupero, Franchi, poi Naldi, il tiro, para ancora Todeschini, si salva la gabbia ospite, ma Castiglione che è sotto di un gol cerca di aumentare i giri del motore. Naldi, Franchi, c'è appunto l'assenza di Gigi Brunelli, ora Franchi in area, Todeschini para tutto. Tre occasioni in pochi attimi per i biancocelesti. Achilli tenta di mettere in mezzo però non ci arriva, allora Franchi va al recupero, va anche al tiro, la palla deviata, ma sempre Franchi indemoniato recupera l'ennesima pallina. Diceva appunto Gigi Brunelli che anche lui si infortunò nella gara contro l'Eboli, ma l'infortunio alla caviglia è stato più grave del previsto. Ancora fuori l'esterno Maremmano, uno dei giocatori importantissimi per questa squadra. 4 minuti poco più alla chiusura del primo tempo, ma in vantaggio c'è il Montecchio, 3-2. Ora però Salvadori che ha voglia di riassaporare la pista, subito andato in pista da Achilli, tenta di andarsene Peron che ha recuperato la pallina, ci può servire Fabris, centropista, sempre Montecchi a manovrare, ora Meneghini, ancora Peron, lo scarico, palla che rimane in possesso di Meneghini, riesce a servire indietro Fabris, allarga il gioco per Alberto Rezzi, però il rimbalzo non lo premia. Allora Salvadori, Franchi, tenta di mettere in mezzo Franchi, c'è stata deviazione, Meneghini può recuperare, contropiede del Montecchio, pallina recuperata da Fabris, le finte su Achilli, lo salta netto, Fabris al tiro, Dalzotto va la parata, Fabris davvero in gran serata fino a questo momento. Poi Franchi perde malamente la pallina, può recuperare il Montecchio, meno di 3 alla chiusura, gol per Fabris sullo scontro con Achilli che è finito a terra. Fabris non ci ha pensato su, ha infilato la pallina al 7, 22-07, allunga il Montecchio sul 4-2, la doppietta di Fabris. E dunque in chiara difficoltà il Castiglione. Poi sono rimasti a terra due giocatori, ma il gol è buono. E dunque Montecchio che scappa via, 4-2. Si lamentano i giocatori del Castiglione. L'arbitro Veluti di Lodi non ha avuto dubbi, ha segnato il gol. Davvero in salita questa partita, ma lo sapeva il Maremma Promotion, non si aspettava certo delle titolate del genere, però
i nervi distesi del Montecchio, che in pratica sta giocando per l'onore, per divertirsi, perché è un po' lontano dalla testa, sicuramente anche dalla zona playoff, però ci crede la formazione Carpinelli. Il Maremma promosso sotto per 4-2. Salvadori va al tiro in area, Franchi, ma recupera Meneghini. C'è da giocare per tutto il secondo tempo e l'ultima parte di questo primo, ma è davvero dura adesso risalire per il Castellano, deve rimanere calmo. Finisce a terra Chigli sull'intervento di Clavello. Siamo già dalla parte opposta e c'è il gol di Franchi, la bomba di Alessandro Franchi dal limite dell'area, 22 e 35. Franchi rianima subito il Castiglione, 4-3. La partita che non finisce mai, botta e risposta in pochi attimi, sempre però avanti il Montecchio. Ora il tiro di Clavello, la parata di Dalzotto, davvero gran gol anche questo di Alessandro Franchi, doppietta anche per lui. Salvadori, Franchi, limite dell'area, ancora le finte, chiuso, ancora Salvadori, Franchi, andata a cercare Achilli, ancora Franchi che ha davvero voglia, va in velocità, salta un po' gli avversari ma lo prende Fabris, poi mette in mezzo, non può arrivarci Salvadori, allora può ripartire il Montecchio. Meneghini, limite dell'area, il tiro Dalzotto, ha stoppato la pallina. Può ripartire allora il Castiglione, sempre con Franchi, davvero ossigeno da vendere in questa fase. Una partita spumeggiante, stiamo per entrare nell'ultimo minuto. Intanto Salvadori per Achilli, Achilli tanti metri e mezzo, Todeschini si è lanciato, è riuscito anche a respingere. Allora Meneghini tenta di andarsene, entra in area, alla fine viene bloccato. Franchi, Achilli, Achilli, limite dell'area, le finte, ma ci sono due avversari. Poi Todeschini riesce a rinviare, non c'è un attimo di sosta. Ultimo minuto, gran conclusione di Meneghini, para Dalzotto, Meneghini ancora in area, alla fine però con il pattino il giocatore veneto. Salvadori già ripartito, tenta di entrare in area, stoppato, alla fine il Montecchio si salva. Ormai ultimi 30 secondi di questo primo tempo che vede il Montecchio avanti per 4-3. Carpinelli della panchina vuole chiedere solo di mantenere un po' il possesso di pallina in questa ultima azione presumibilmente del primo tempo. Clavello, anzi Fabris, ora Clavello, mai 10 secondi. Alberto Retis, Fabris, c'è il tiro da lunga distanza ma lì è piazzato Nardi che recupera. Ormai il primo tempo però va in archivio con il Montecchio avanti per 4-3. Eccolo qui inquadrato il tabellone, io ricordo i gol dopo 3 minuti, l'1-0 maremmano di Franchi, dopo un minuto e mezzo pareggiava Nicola Retis per appunto l'1-1, poi dopo 8:49 ancora Retis portava in vantaggio il Montecchio 2-1, il pari dopo 9:47 firmato da Achilli, poi al 18° Fabris, anche lui metteva il sigillo per il 3-2, replicava al 22° per il 4-2, poi dopo 30 secondi praticamente ancora Alessandro Franchi per il 4-3, con cui le squadre andavano a riposo. Con questo è davvero tutto, a risentirci per la ripresa. Squadre di nuovo in pista al Casamora, sarà il Castiglione della Pescaia a battere l'avvio. Sotto di un gol la formazione maremmana contro il Montecchio Precalcino in questa 17esima giornata del campionato di Serie A2. Davvero un bel match fino a questo momento, il primo tempo scoppiettante a suon di gol, ma soprattutto il Montecchio non ha sbagliato quasi nulla davanti a Dalzotto. La doppietta di Retis, la doppietta di Fabris e dunque il vantaggio veneto della formazione bianco-verde di Carlos Carpinelli.
mentre il Cassino ha trovato sicuramente delle difficoltà. Tanto Achilli perde la pallina, può scattare allora Nicola Retis, bloccato da Salvadori, che poi con Clavello rimane in possesso palla. Riccardo Salvadori lasciato dunque in pista da Achilli. Adesso Borrascelli, chiuso da Alberto Retis. Arriva anche Franchi. Alessandro Franchi con la sua doppietta sta tenendo un po' a galla il Maremo Promotion, ma davvero fino a questo momento tantissime difficoltà per il quintetto biancoceleste. Ancora Fabri, tiro questa volta dal Zotto, va la respinta, ma davvero un pericolo pubblico numero uno Alessandro Fabris. Pallina andata a cercare Nicola Retis, lo scarico per Alberto Retis, poi ora Fabris davanti a sé Achilli, sempre Alberto Retis, lo scarico per Clavello, lui dell'area, settima e tre e mezzo, la palla filtra, la fine dal Zotto a mano aperta va a dirgli di no, recuperata da Achilli. Ora Franchi, ma già la difesa del Montecchio schierata, il tiro di Franchi dalla media distanza, la palla intercettata. Può ripartire allora la formazione veneta, limite dell'area, gran tiro da parte di Alberto Retis, ma lì dal Zotto fa buona guardia. Allora Borrascelli tenta di andare in velocità, ma ci sono troppe maglie verdi davanti a lui. Andate a cercare Alessandro Franchi, due minuti poco più sul cronometro di questo secondo tempo, sempre 4-3, vantaggio ospite. Match delicatissimo a questo punto per il Castiglione capolista, che si trova in netta difficoltà contro il Montecchio, come nella gara d'andata, a dire la verità. Alla fine arrivò un pareggio 4-4. Questa sera al Casamora il Montecchio tenta davvero di fare uno scherzetto clamoroso alla formazione maremmana. Avanza allora Retis, c'è stato però un intervento in difesa. Possesso per Achilli, va subito al tiro, gran botta, però larga. Allora Fabris, Clavello, gran tiro dal Zotto, ferma tutto, che pericolo in area maremmana. È bastato pochissimo, sono arrivati alla conclusione i giocatori veneti. Intanto poi finisce giù Franchi, colpito da dietro, non c'è fischio. Può ripartire il Montecchio. Retis, Nicola Retis, Fabri. Sempre Montecchio in possesso, palla. Ora Nicola Retis, gli fa strada Fabris che va anche al tiro, la parata è dal Zotto. Può ripartire allora Borrascelli, va da destra Borrascelli, conclusione intercettata. Si salva il Montecchio, si può andare allora dalla parte opposta. Franchi però stappa tutto, è arrivato un fallo da parte del Montecchio, fallo di squadra numero 7. Salvadori, limite dell'area, il passaggio per Achilli, palo! Il palo di Michele Achilli dopo 4 minuti. Poi ancora Achilli in area, gol! Dopo aver centrato il palo, recupera la pallina Michele Achilli. E dunque 3 minuti e 56 secondi. Achilli mette dentro il 4-4, la gioia maremmana. Un gol importantissimo anche per Michele Achilli, doppietta anche per lui. La pallina è rimasta lì, l'ha recuperata Michele Achilli sull'intervento a contrasto, poi verso la porta di Todeschini l'ho battuto sul secondo palo, dunque 4 pari, davvero una partita che non finisce più. Tanto Borrascelli è andato a commettere fallo su Fabris, era proprio lì l'arbitro Veluti di Lodi, ma manca una vita, 20 e 52 per la precisione alla chiusura del match, che però rimane interessantissimo. Sempre Montecchio a manovrare con Alberto Retis, cercare Nicola Retis, le finte, lo scarico nell'angolo, poi la pallina arriva a Salvadori, può partire da sinistra, il tiro palo clamoroso per Salvadori. Al 4:30, 2 pali consecutivi dunque
per il Castiglione. Retis già dalla parte opposta, è andato a cercare Fabris ma sbaglia il passaggio. Allora Alessandro Franchi mette in mezzo per Fornascelli, il tiro davanti a Todeschi, ma lì il portiere sul primo palo ha chiuso. Allora Montecchio, si scontrano due giocatori, l'arbitro lascia proseguire. Franchi per Fornascelli, in area il tiro, la palla si alza incredibilmente, però ottima l'opportunità per il Maremma Promotion, poi alla fine va giù Alberto Retis, ha commesso lui il fallo. Ora Salvadori prova il tiro, Todeschini va alla parata e butta via la pallina, la sfera finisce fuori dalla pista mentre Carpinelli sta richiamando i suoi. Ancora Chilli al tiro, la parata di Todeschini passa sul primo palo, lì portiere era piazzatissimo. Moracelli, Salvadori, ancora Salvadori, la stecca di Alberto Retis, mentre esce Nicola Retis, rientra in pista Matteo Peron, poi ancora dentro Meneghini, quindi doppio cambio in casa Montecchio. Ancora giocatore a terra ma non c'è fischio, poi Fabris, gran botta questa volta leggermente larga. Allora Riccardo Salvadori cercare Achilli che scende da destra, indietro per Franchi, Franchi il limite dell'area chiuso, poi Borrascelli va a recupero per un attimo. Montecchio è già dalla parte opposta con Clavello. Fabris, ancora Meneghini, Meneghini mette in mezzo, dal Zotta allontana, Salvadori recupera, va in contropiede, limite dell'area, gran tiro, la palla larga. Poi arriva il fischio di Veluti, era rimasta a terra dalla parte opposta Matteo Peron. Dopo lo scontro, dopo il tiro e lo scontro, Matteo Peron accenna però a rialzarsi, fortunatamente, anche se con difficoltà. Si rialza Matteo Peron mentre si lamenta Carlo Scarpinelli. Anche Marco Todeschini è venuto a dire qualcosa al direttore di gara, mentre è costretto a uscire purtroppo Matteo Peron, si vede la botta al fianco. Ancora le proteste del Montecchio. Tanto Franchi fa ripartire l'azione per il Castiglione dopo l'interruzione. Maremma Promotion che ha recuperato sul 4-4, ancora 18 minuti e mezzo alla fine della partita. Salvadori, Achilli, andiamo a cercare Borrascelli, avanza per linee centrali, chiuso per un attimo da Nicola Retis, rimane in possesso, arriva a rimorchio anche Meneghini, poi finisce a terra. Alla fine l'arbitro fischia il fallo. Si erano un po' trattenuti i due giocatori, un po' di discussione in pista, ma possesso per il Montecchio, il fallo di squadra per la formazione marimana, quinto fallo di squadra per il Castiglione, settimo quello del Montecchio. Alla fine Achilli va a recupero su Nicola Retis, cercare Franchi a sinistra, chiuso da Meneghini, ancora Franchi gira intorno all'area ma ha commesso fallo Borrascelli che è passato in pratica nell'area di competenza del portiere, non si può fare. Può ripartire allora Fabris, lo scarico per Clavello, le finte, lo prende per un attimo Alessandro Franchi, ancora Clavello con il fisico, se ne va, poi il fallo di Borrascelli. E fallo là, ma Cristo Dio! Punizione per il Montecchio. A
al limite dell'area, c'è da stare attenti perché nel primo tempo il Cassino ha subito proprio un gol da questa posizione. C'è Fabris e Clavello a battere, vogliono però ragionare i vicentini. Allora Meneghini da sinistra, Fabris andato a giocare, Nicola Retis. 17 minuti alla fine del match, 4-4 a Casamora. Ancora Fabris, Nicola Retis tenta di entrare in area, chiuso, può recuperare allora Salvadori che scatta in avanti. Anche Salvadori però rimane in possesso palla. Castiglione che tenta di allungare la pista, andata a cercare Franchi per linee centrali, va al tiro, la palla deviata, Montecchio che recupera pallina per Retis ma intercetta tutto Bonacelli che tenta di andarsene, trova Franchi dalla parte opposta, arriva a rimorchio anche Achilli ma non c'è più la possibilità della transizione. Allora Alessandro Franchi gira intorno all'area, chiuso da Fabris, davvero ottima la partita di Alessandro Fabris, scatenato, ha rincorso tutti, ha fatto due gol, davvero giocatore in ottima serata. Ora al centropista, manovra il Montecchio, 16 minuti esatti alla fine della partita. Achilli poi va al contrasto, Salvadori recupera, si lancia in attacco allora il Castiglione, Achilli in area, il tiro in diagonale da buona posizione, la palla leggermente larga. Allora Montecchio, Clavello è andato a cercare Meneghini, Meneghini in limite, Nicola Retis, difesa del Castiglione però adesso si è fatta più bassa quindi chiude un po' di più. Sempre in possesso palla Meneghini, Retis fa strada a Clavello, Retis rimane in possesso di pallina inseguito da Borracelli, poi sbaglia all'appoggio, entro 5 secondi la pallina deve tornare in area maremmana. Mentre adesso vediamo la decisione dell'arbitro, cartellino blu a Retis, probabilmente aveva tenuto la stecca di Borracelli, se n'è accorto il direttore di gara, ma un cartellino blu anche a Borracelli, quindi doppio blu, si annulla la penalità. In questo caso la regola è semplice, non c'è praticamente nulla, si riprende con le squadre in parità numerica. Quindi deve rientrare il quarto giocatore di movimento. Mentre c'è anche un time out chiesto dal Castiglione. Eccola qui la panchina maremmana. Punteggio ricordo 4-4 quando mancano 15 minuti. Mentre c'è le discussioni proprio sotto la nostra postazione. L'arbitro Veluti va a dare spiegazioni al direttore di gara, vediamo poi come si riprenderà il gioco. Finito il minuto di sospensione, si sta ancora discutendo, ma è chiaro che si deve giocare 4 contro 4. Oh, stai riprendendo? No, la punizione prima. Vediamo adesso la decisione di l'arbitro Veluti. Vediamo che sta però mettendo la pallina sul dischetto della punizione di prima. Anzi, dal tiro di rigore. Anzi, ci sta ripensando la punizione di prima. In questo momento davvero non capiamo meno cosa sta succedendo. L'arbitro sta ancora andando alla panchina del Montecchi a dare spiegazioni, probabilmente ha fischiato la punizione di prima, poi le proteste
di Borrascelli, sono costate il cartellino blu anche al giocatore del Castiglione. Ma la Carpinelli sta leticando. L'arbitro sta però chiarendo che si deve giocare 4 contro 4. Non abbiamo ben capito però cosa sta succedendo in pista. Vediamo la decisione del direttore di gara. Siamo un po' anche noi incerti su quello che sta succedendo. Non si gioca da un paio di minuti. Franchi però ha la pallina. In pista sono 3 contro 3 adesso. Franchi sembra però pronto a battere la punizione di prima. In pista ci sono 3 giocatori per parte. Franchi allora va a sfidare Todeschini. 15 minuti esatti. Franchi al tiro, gol! Passa in vantaggio il Maremma Promotion. 9 minuti e 57. Franchi su punizione di prima fa 5-4. Però adesso è davvero particolare la situazione, perché il Montecchio recupera il quarto giocatore di movimento, mentre il Castiglione rimane con il terzo, rimane in pratica con i 3 di movimento, è in vantaggio di un gol. Deve resistere allora al power play della formazione veneta. Manovra Retis, eccolo qui Alberto Retis, il capitano Clavello. Ancora Alberto Retis, ora Clavello in pista con Fabris e Meneghini. Castiglione invece a difendere a zona, la classica difesa a 3 con Franchi, Naldi e Achilli. Saputo rimontare la formazione maremmana con la tripletta di Franchi. Va al tiro Fabris, la respinta di Achilli. Alberto Retis, Fabris, sempre Montecchio, ora Clavello. E c'è il pareggio subito immediato di Meneghini. 10 minuti e 48 secondi. Meneghini fa 5-5, ha resistito pochissimo il Castiglione. Davvero bella giocata del Montecchio sul primo palo, sorpreso nettamente dal Zocco. Dunque, in pratica in un minuto è successo di tutto, ma siamo nuovamente in parità. Adesso 5-5. Si ristabilisce anche la parità in pista. 4 uomini di movimento per parte. Va al tiro Franchi, gran botta però larga. Allora Alberto Retis, Meneghini. Sempre Montecchi a manovrare. Quando mancano 13 minuti e mezzo alla chiusura del match, una partita che rimane davvero viva, vivissima, tantissimi gol, ne abbiamo già visti 10. Poi il tiro da lunga distanza di Fabris, la palla alta. Naldi, cercare Franchi, non fa strada Nerozzi. Franchi però non riesce a servire il compagno. Allora Meneghini da sinistra, andiamo a cercare Clavello. Sempre Montecchi a manovrare con Meneghini. Castiglione che si è difeso, che sta difendendo adesso a zona. Quindi formazione bianco-verde che manovra con Meneghini. Alberto Retis, non c'è velocità però nei passaggi. Allora alla fine Achilli va al recupero. Passaggio subito avanti a cercare Franchi, chiuso per un attimo. Arriva a rimorchio Naldi che recupera la pallina, indietro per Achilli, da destra c'è spazio, il tiro, la palla però rimane lì con Todeschini che para. Allora c'è contropiede del Montecchio, Fabris, poi in area il tiro pericolosissimo
di Alberto Retis. Palla però allarga, la recupera Franchi per Achilli. Abbiamo superato metà della ripresa, davvero scoppiettante anche questo secondo tempo, meno gol sicuramente, ma insomma abbiamo visti tre rispetto ai sette del primo tempo fino a questo momento. Tanto Naldi, Achilli, ora Nerozzi, Franchi, ci cade ancora Michele Achilli, ma al tiro Achilli, gran botta centrale, palla larga, scuote alta, poi ancora Naldi, chiuso per un attimo, va Naldi, il tiro in diagonale, in mezzo all'area c'è deviazione, recupera la palla il Montecchio. Adesso ogni azione diventa pericolosa perché le squadre stanno anche un po' allungando, le energie stanno entrando in riserva, davvero fino a questo momento hanno corso tantissimo le due squadre. Pallina per Meneghini, ancora Alberto Retis, un'occasione lì che difende a zona in attesa, quindi il Montecchio può manovrare benissimo sulla tre quarti. Va il tiro Meneghini, Dalzotto intercetta, alla fine recupera la palla la formazione maremmana, va Franchi in contropiede, entra in area, un alzo e schiaccia, ma nettamente alta la pallina che non può superare il metro e mezzo. Meno di 11 alla chiusura del match, che rimane equilibratissimo, una sfida davvero elettrizzante quella della 17ª giornata tra Castiglione e Montecchio, che anche all'andata regalò emozioni forti. Castiglione, ricordo, scappò via addirittura 4-1, ma nel finale fu recuperato proprio dai veneti sul 4-4. E anche stasera il Castiglione sta trovando delle grosse difficoltà, e ora Clavello al tiro, dal Zotto, bravissimo, va alla parata, la sfera è finita fuori dalla pista, messa in gioco dunque la squadra di Carpinelli. Che gioca libera da impegni, possiamo dire, insomma non ha pressioni di nessun tipo, quindi può fare una grande partita da questo punto di vista, mentre il Castiglione è capolista fino a questo momento, è chiaro che insomma ha tutto da perdere, quindi stasera sta trovando qualche difficoltà in più rispetto alle ultime esibizioni, soprattutto in campionato. Intanto ancora Fabris, pericolosissimo dal Zotto, ci mette una pezza, ma così davvero rischia tantissimo il Castiglione. Ora Franchi dalla parte opposta, mette dietro Fernandi, tiro paratissima di Todeschini, anche però il Marina Promotion si è fatto pericoloso, poi il tiro largo, palla schizza centropista, recuperata da Meneghini, Alberto Retis, passaggio laterale, sempre difesa a zona del Castiglione, in questo modo sta risparmiando l'energia, ma è chiaro che rischia anche tiri dalla distanza. Clavello, Alberto Retis, Fabris, pericolosissimo a tenere sott'occhio, Meneghini, Clavello, poi c'è il tiro da parte di Fabris, stavolta usamente largo, quindi Franchi recupera, anche un cambio, può entrare Salvadori proprio al posto di Alessandro Franchi, che fino a questo momento ha davvero dato tutto, è 8 minuti e mezzo dalla fine del match, esce per un po' di riposo. Salvadori va al tiro, la parata di Todeschini, la recupera addirittura Naldi che la soffia a Fabris, andiamo a cercare Borracelli, rimane in possesso palla, ancora Salvadori, la sinistra chiuso da Clavello, il passaggio a cercare Borracelli, ma interviene però Meneghini, può ripartire allora al Montecchio. Adesso è ritornata a uomo la difesa maremmana, conclusione dalla distanza, la palla deviata, la recupera allora Fabris, andata a cercare Alberto Retis, ancora Fabris, chiuso però nell'angolo ci va Borracelli, senza problemi per il difensore maremmano. Allora Naldi,
7 minuti e 40 la chiusura del match, sempre 5-5. Naldi in possesso palla dietro la porta, in area era rimasto Nerozzi, andiamo a cercare Boracelli, ora Salvadori, Naldi, però lì Clavello con i muscoli va a recupero alla meglio, può andare dalla parte opposta, il gol di Clavello, il vantaggio veneto, e dunque 17 minuti e 48 secondi, anche Clavello va a segno, adesso davvero dura, 6-5 il vantaggio ospite, ha recuperato la pallina, se n'è andato in contropiede, gran botta a superare Andrà D'Azzotto, e a 7 minuti poco più dalla fine della partita il Montecchio rimette la testa avanti. Il tempo non manca, ma è chiaro che questa sera il Castiglione sta trovando delle enormi difficoltà di fronte a questo Montecchio, che è un passo da sbancare il Casamore e da rimettere tutto in discussione nel campionato di Serie A2. Ricordo, 17esima giornata, questa è una partita difficilissima per la formazione maremmana. C'è tanto però da giocare, anche se insomma sono gli ospiti avanti di un gol. Davvero ottimo il gol di Mattia Clavello, il suo 15esimo stagionale, che fa probabilmente più di mezza pista, poi una botta terribile, nulla da fare per D'Azzotto. Riparte allora la formazione maremmana, Borracelli subito al tiro, la palla respinta dalla rete di protezione, Franchi va a recupero, cercare Salvadori, Salvadori mette in mezzo, poi recupera ancora Riccardo Salvadori, il tiro ma lì troppe gambe, ancora a cercare Naldi, indietro per Borracelli, Franchi ributtato subito in pista da Achilli, va Franchi al tiro, gran botta anche in questo caso, la pallina finisce la sua corsa sulla rete della porta, sarà dunque ingaggio. 6 minuti e mezzo alla chiusura del match, Franchi lotta con Clavello, ma davvero la potenza di Mattia Clavello che va anche al recupero, prova anche il tiro, ferma tutto Naldi, adesso per Franchi, Franchi aspetta l'arrivo di Naldi, non trova il passaggio, poi però c'è un cartellino blu per Naldi, le proteste di Naldi e quindi si becca cartellino blu. Quando mancano 6 minuti e 21 alla fine c'è da battere la punizione prima per il Montecchio, che qui davvero potrebbe scavare il solco decisivo. Nicola Retis va a battere la punizione, l'arbitro Veluti non vuol sentire ragioni, ha cacciato Naldi, e allora Retis, Nicola Retis va a battere questa punizione di prima, in vantaggio di un gol, 6-5 il Montecchio, a sfidare D'Azzotto, già battuto due volte in questo match, va Retis, le finte davanti a D'Azzotto, ferma tutto il portiere maremmano, però l'arbitro fa ripetere, probabilmente erano già scattati i giocatori maremmani in anticipo. Non si può fare, si può partire dall'area opposta solo quando l'attaccante ha toccato la pallina, c'è il richiamo da parte del direttore di gara di Lodi, ricordo l'arbitro Veluti di Lodi, così Nicola Retis ha un'altra opportunità per battere la punizione di prima. Tutto pronto ancora, parte Retis, le finte su D'Azzotto, il tiro gol! Pronto ancora, parte Retis, le finte su D'Azzotto, il tiro gol! 7-5 il vantaggio veneto, davvero difficilissima questa partita. 18-57.
5 a 7, adesso si ristabilisce la parità, ma è chiaro adesso il Castiglione ha tutta la strada in salita, perché recuperare due gol non sarà per nulla facile a questo Montec, davvero strepitoso questa sera. La squadra veneta che va ancora al tiro, largo di un soffio, ancora Retis, passaggio per Clavello, chiuso per un attimo, ma Clavello rimane in possesso palla. Ancora la sfera lanciata in avanti, recuperata da Nerozzi, parte Achilli, ancora Borrascelli, limiti dell'area, chiuso però nettamente da Nicola Retis. Allora Fabris, la palla però si è alzata in questo tiro praticamente da tutto campo. C'è da battere la punizione, vediamo dove decide il direttore di gara. L'arbitro però qui devo dire che si sta sbagliando, perché il tiro è avvenuto praticamente in area di rigore, quindi Achilli fa bene a reclamare. Non è quando la pallina ha raggiunto la massima altezza, ma è da dove viene scoccata. Boracelli, Achilli a battere la punizione, 5 minuti e mezzo la chiusura del match, ma 7-5 il vantaggio veneto. C'è anche, mi sembra, un po' di scoramento in casa maremmana. Mentre finisce giù Achilli, scusate Franchi, questo però è un intervento duro, l'arbitro Veluti ha chiamato solo il fallo, ottavo fallo di squadra. Ma qui Franchi aveva anticipato netto il giocatore veneto, che lo ha steso. Allora Achilli a cercare Borrascelli, stiamo entrando negli ultimi 5 minuti di partita. Marema Promoscio è sotto di due gol, non gli era mai successo praticamente in questo campionato. Sta subendo qui alla Casamora nella 17ª giornata. Intanto Borrascelli al tiro, la palla carambola, poi arriva il fallo del portiere e quindi punizione in favore del Castiglione. Ancora proteste in pista. Pallina però a disposizione di Nerozzi e Achilli, proprio Achilli manovra, limite dell'area, Achilli finisce giù, nuovo fallo, questa volta di Nicola Retis, e quindi nuova punizione dal limite dell'area. Boracelli, Achilli. C'è davvero barriera a due davanti a Todeschini, davvero tante gambe davanti alla porta del Montecchio. Ma Achilli gol! Segna ancora Michele Achilli, riporta sotto il Maremma Promoscio, la botta sul secondo palo, 20 minuti e 17 secondi, Achilli non perdona. Quindi tripletta anche per Michele Achilli, 6-7. C'è ancora tanto da giocare, questo Montecchio però fa paura. Castiglione è sotto di un gol. Recupera Nerozzi, Achilli, Franchi, sono a 9 falli di squadra però i giocatori veneti. Franchi in area, la palla carambola davanti alla porta, la parata di Todeschini, adesso Clavello dalla parte opposta, la recupera però subito il Castiglione. Franchi non ha però possibilità di tiro, aspetta il passaggio Boracelli, la palla deviata, ancora Achilli, va Achilli chiuso da Clavello, anche lui con i muscoli sa quello che può fare. Arriva il fallo però di Franchi, che ha ostacolato proprio Clavello. 4 minuti esatti alla fine del match, sotto di un gol il Castiglione. C'è da battere la punizione in zona d'attacco per il Montecchio, Clavello e Fabris. Passaggio in avanti, sbagliato, allora Franchi recupera con le ultime energie, ha davvero dato tutto Alessandro Franchi, spinto un po' da Fabris. Entra in area, la palla rimane lì, alla fine la recupera il giocatore veneto. Poi la getta in avanti, a cercare Nicola Retis, aspetta però l'arrivo dei compagni.
poi Alberto Retis, salta netto Nerozzi, poi ancora Clavello, ferma tutto Boracelli, può andare in attacco allora Castiglione, ma Boracelli al tiro, la palla centrale, la parata di Todeschi, poi si lotta sulla balaustra, la recupera Boracelli, in mezzo a due, finisce giù, non c'è fischio, alla Nicola Retis, mette in mezzo, ma lì il Castiglione può recuperarla, allora Nerozzi, scusate Achilli, no, c'è un attimo di sosta, Achilli va al tiro, grande agonale al largo, 3 minuti alla fine della partita, Montecchi è sempre avanti di un gol, Castiglione è stato sotto anche di due, palla nell'angolo a cercare Clavello che si libera bene i due avversari, vuole entrare in area, poi rimane in possesso con Fabris, trova Nicola Retis, ferma tutto da Zotto, si salva il Maremma Promotion, mancano 2 minuti e mezzo, Nerozzi al tiro, la parata di Todeschini, bravissimo, poi lotta Franchi nell'angolo, andiamo a cercare Borracelli, Corachilli, l'ultima energia di questa partita, va al tiro Achilli, Todeschini para, poi la palla si alza, dunque il fallo commesso dal Castiglione, in sostanza sarebbe gioco pericoloso, ce la batte dunque la punizione in favore del Montecchio che può ripartire, pallina davanti a cercare Meneghini, poi ora Achilli subito al recupero, avanza Borracelli, ancora Borracelli in possesso, ma siamo entrati negli ultimi 2 minuti di partita, potrebbe perdere la testa della classifica il Castiglione, Borracelli al tiro, lì c'è Todeschini con questa sconfitta, ancora Borracelli, sempre Todeschini, para tutto, allora Nicola Retis da parte opposta, inseguito proprio da Borracelli, mai 1 minuto e mezzo alla fine della partita, Borracelli recupera, la offre a Franchi, Franchi limite dell'area, non riesce a saltare netto Meneghini, allora Achilli, limite dell'area, il tiro, la palla viene spinta, tenta di recuperarla Nerozzi, si lotta, ancora Nerozzi, chiuso, perde il possesso palla, e allora Fabris già dalla parte opposta, in area c'è Retis, ma il passaggio è largo, siamo entrati nell'ultimo minuto, il fallo commesso dal Castiglione, 8° fallo di squadra. A un passo davvero dalla sorpresa di giornata il Montecchio che potrebbe sbancare il Casamora, 7-6, 52 secondi alla fine, Maremma Promotion ha dato tutto come al solito ma non ha saputo interpretare la partita, ci prova allora Achilli, limite dell'area, viene esteso Achilli, fallo, e c'è il 10° fallo di squadra, le proteste del Montecchio, a 40 secondi dalla fine, 10° fallo di squadra, Montecchio, quindi la punizione di prima per Franchi, allora Franchi va a sfidare Todeschini, qui c'è in ballo perlomeno il pareggio, salvare l'imbattibilità, non ha mai conosciuto sconfitte il Castiglione in questo campionato, va Franchi, il tiro, la parata, la parata per Borracelli, e qui Todeschini potrebbe aver salvato la partita e la vittoria clamorosa al Casamora. Franchi ha provato la botta centrale, portiere ha parato, e allora 9 falli di squadra anche per il Castiglione, si lotta Borracelli, va al recupero Franchi, ormai ultimi secondi,
Franchi entra in area, lo prende Todeschini, Nerozzi non trova la porta. E allora a questo punto il Montecchia è davvero a un passo dalla vittoria clamorosa. Ormai siamo entrati negli ultimi 10 secondi, il Montecchio vince al Casamora per 7-6. Ormai un secondo, l'ultimo tiro e batte la capolista, che da questa sera non è più capolista perché il Monza, vincendo la sua partita, scavalca di un punto proprio il Maremma Promotion. Eccolo qui il tabellone, la vittoria in pista del Montecchio, la gioia sfrenata della formazione veneta, delusione per il Castiglione, però devo dire è stata una bellissima partita, tanti gol, tante emozioni. Ricordo il punteggio finale, il Montecchio batte al Casamora il Castiglione Pescaia per 7-6 e compie l'impresa dell'anno, mai nessuno era riuscito a battere la formazione maremmana. È arrivata dunque la prima sconfitta in campionato che fa perdere la testa alla formazione di Michele Achilli. Con questo è davvero tutto, ci sono comunque gli applausi del Casamora. Ricordo il punteggio finale, Castiglione 6, Montecchio 7, per la 17ª giornata del campionato di Serie A2. Con questo è davvero tutto, da Rico Giovannelli, grazie alle riprese di Vanne Comandi. Ai prossimi appuntamenti con l'Hockey su Pista. La seconda.